Buonasera cari amici di Focus 3.0, il mistero della vita, benvenuti alla Lux, l'Università della Conoscenza. Questa sera siamo qui con i nostri cari amici Giorgio Di Bitonto e Pamela Pintus. Ben arrivati, Grazie, cari buonasera. docenti della Lux, della nostra docenza sugli insegnamenti delle leggi cosmiche dell'amore e della fraternità. Siamo alla nostra terza lezione, vero? Terza E lezione. quindi questa sera la questione si fa sempre più interessante, no? Entriamo sempre più nel Entriamo cuore. sempre più nel cuore, esatto. Aspettiamo qualche istante e vedo che i nostri amici stanno già arrivando. Bene, molto bene, grazie. Vedo che siete già numerosi, grazie per la vostra presenza, per la vostra partecipazione alla nostra Lux, l'Università della Conoscenza, che oramai davvero ha messo insieme migliaia di studenti e di allievi che oramai da un anno, ci stiamo avvicinando a un anno di vita. Abbiamo iniziato che erano i primi giorni di aprile. Ecco, fra poco festeggeremo un anno della nostra Lux. Abbiamo fatto veramente tante cose, tanto cammino insieme, tante discipline che si sono avvicendate, i nostri bei pomeriggi alle 3 del pomeriggio, quando eravamo in pieno lockdown, dove ci tenevamo compagnia e soprattutto andavamo a arricchire quello che era il nostro bagaglio di conoscenze e così abbiamo fatto dopo la pausa estiva e abbiamo ripreso. E io veramente ringrazio tutti voi, cari allievi, e soprattutto ringrazio tutti i nostri docenti che danno il loro tempo e la loro disponibilità ad essere presenti sempre con puntualità. Non c'è mai stato nessun docente che non abbia fatto la sua lezione messa in calendario. Questo è anche un segno di grande attenzione, di grande rispetto nei confronti della nostra attività didattica, ecco, di insegnamento. Quindi vedo che siamo già tanti e allora io direi di incominciare, cari Pamela e Giorgio. Se voi siete d'accordo, rifarei di nuovo, cioè vi lascerei lo spazio per reinquadrare, perché magari qualcuno questa sera si è collegato per la prima volta e quindi reinquadrare un momento tutto quello. Poi serve anche da ripasso, no? Una sorta di rewind, così si reinquadra tutto, no? Quindi lascerei la parola a voi, io mi metto fuori sui banchi come al solito a seguire attentamente e se c'è bisogno vengo di nuovo con voi, vi aspetto da fuori e poi dopo ci rivediamo per la fine della vostra lezione. Allora, Grazie. buona Grazie. lezione e buona Lux a tutti quanti i nostri studenti. A dopo. A A dopo. dopo. Anche noi vi diamo il nostro più caro saluto, ringraziandovi di partecipare, di avere la bontà di ascoltarci. E sì, abbiamo fatto già due lezioni, due incontri, questo è il terzo. Nel primo ho raccontato quella visione che ebbi di questo essere di luce, di questo angelo che disse di chiamarsi Raffaele, come è scritto nel primo capitolo del mio libro Angeli in astronave, edito dalle Mediterranee. E nel secondo, invece, ho raccontato, il secondo capitolo, ho raccontato il primo incontro ravvicinato, cioè questo cosiddetto disco volante, questo oggetto rotondo, molto luminoso, che si avvicinò a poche decine di metri sulla mia testa e all'interno poi di questo disco, quando ormai stava sfrecciando via, intravidi sempre la presenza di questo Raffaele, di questo angelo Raffaele, e questo mi aprì grandi interrogativi, cioè
in relazione, il rapporto ci poteva essere fra l'angelo in veste di luce e questo angelo in veste di, diciamo, extraterrestre, su un disco volante, quindi in veste umana. Ecco, adesso siamo arrivati e oggi parliamo del terzo capitolo, che si chiama Il primo incontro, dove Raffaele, adesso poi vi dirò, intanto pregherei Pamela di fare un'introduzione. Dopo io mi Sì. inserisco. Diciamo anche magari per chi ci segue la prima volta, che noi ci rifacciamo in modo particolare le esperienze che tu, Giorgio, hai avuto nei 6 mesi del 1980, ad aprile a settembre del 1980, esperienze che sono raccontate in un libro che si chiama Angeli in astronave, edito dalle Edizioni Mediterranee ed è pubblicato per la prima volta nel 1983. Oggi, come diceva Giorgio, parliamo di questo terzo capitolo, che si chiama Il primo incontro. Credo che questo titolo già suscita, secondo me, delle curiosità, perché chi ha seguito appunto le nostre prime due lezioni sa, come ha detto anche Giorgio, che un primo incontro con Raffaele in realtà c'è già stato, no? Prima nella sua veste di luce, come ha detto adesso Giorgio, e ne abbiamo parlato nella prima lezione, e poi nella sua veste di extraterrestre all'interno di questo disco volante, sulle colline, sulle alture di Finale Ligure. Quindi perché questo terzo capitolo si chiama Il primo incontro? Qui c'è una grossa novità, perché praticamente Raffaele per la prima volta si mostra a terra, diciamo, del disco, e soprattutto nella sua veste umana, quindi con un corpo fisico, possiamo dire in carne e ossa, con le sembianze del tutto simili praticamente alle nostre. Quindi l'ufologia classificherebbe questo incontro come un incontro ravvicinato del terzo tipo, no? Perché incontro ravvicinato perché siamo in un contesto dove c'è una distanza inferiore ai 150 metri, no? Si parla di incontro ravvicinato in questi casi. Del terzo tipo perché oltre a vedere il disco, oltre a vedere delle forme cosmiche non terrestri provenienti dal cielo, insieme a queste forme ci sono anche degli esseri animati, in questo caso proprio Raffaele, no? Allora, qualcuno forse si può chiedere, ed è una domanda. Forse, Dimmi, scusami, forse questo criterio ufologico dei 150 metri, sì. forse l'hanno, diciamo, messo in relazione alla capacità di vedere con chiarezza. Certo, esatto. Cioè, gli ufologi ritengono appunto che entro i 150 metri ci siano meno possibilità di sbagliarsi rispetto a quello che si vede, che si avvista, di cui si è testimoni. Quindi c'è sicuramente questo criterio che è stato utilizzato. E qualcuno si potrebbe anche chiedere che cosa ha a che fare un angelo con questa anche classificazione di carattere ufologico, no? Ma intanto l'abbiamo detto sin dalla forse della prima lezione, dalla seconda lezione, comunque abbiamo detto che Raffaele si è mostrato questo secondo incontro all'aperto all'interno di un disco volante, quindi c'è già questa connessione. Comunque non è una cosa che dovrebbe neanche sorprendere troppo, perché da sempre tutto ciò che non è terrestre, ma che proviene dal cielo, nel passato si è sempre ritenuto che provenisse comunque da Dio o comunque dai i suoi messaggeri, dai suoi inviati. C'è una letteratura vastissima che richiama proprio questa associazione, e non solo nell'ambito dell'archeologia, non solo nell'ambito delle cronache storiche, non solo anche in autorevoli opere filosofiche e letterarie, ma soprattutto nei testi sacri. Per esempio, alcuni testi sacri orientali parlano proprio di dischi, di carri lucenti guidati da esseri di luce, no? E poi la Bibbia. Nella Bibbia ci sono tantissimi fatti, tantissimi racconti, tantissimi passi che ci parlano di questa realtà. Basterebbe citare il libro dell'Esodo, dove ci sono tantissime citazioni in questo senso, ma ci sono molti, molti riferimenti sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo, assolutamente. Ecco, cosa volevo dire? Sì, volevo dire questo, fare questa piccola premessa. Noi abbiamo detto che gli angeli sono quindi esseri puri spiriti, però hanno la capacità di assumere un corpo provvisoriamente, anche fisico, materiale, per compiere una missione.
Diciamo in tutte le descrizioni, anche dei testi sacri, gli angeli non sono mai stati mostrati o descritti con le ali. Le ali sono, come possiamo dire, degli elementi iconografici utilizzati soprattutto dagli artisti, dagli scultori, dai pittori, proprio per indicare che questi esseri simili a noi come sembianze hanno però delle capacità anche un po' diverse dalle nostre, come quello di spostarsi negli spazi sia spirituali che cosmici, di volare quindi da uno spazio all'altro. Però tutte le descrizioni degli angeli, soprattutto appunto nei testi sacri, parlano di persone dalle sembianze come le nostre. Quindi oggi proprio su questo aspetto ci soffermiamo perché Raffaele per la prima volta, appunto, abbiamo detto, si mostra a terra con le sembianze come le nostre. E a questo proposito, sì, posso dire anche consiglio di leggere un libro biblico molto interessante, che è il libro di Tobia, dove proprio si parla dell'arcangelo Raffaele, anche in questo caso, che si è manifestato come un giovane, dalle sembianze appunto di un ragazzo del nome Azzaria, che ha preso questo corpo fisico provvisoriamente per compiere una missione e poi alla fine ha rivelato la sua identità di angelo e lo ha anche dimostrato perché è stato sollevato in cielo proprio alla presenza dei suoi, Dalla come possiamo dire, famiglia della di famiglia Tobia, sì. che stava aiutando praticamente. E poi a questo proposito non possiamo neanche dimenticare una bellissima frase di Paolo di Tarso che nella lettera agli ebrei dice: non trascurate di praticare l'ospitalità perché alcuni senza saperlo hanno ospitato degli angeli. Quindi questo ci fa capire che in mezzo a noi, tra di noi ci sono degli angeli che hanno le nostre stesse sembianze ma sono di quella natura e a volte, come nel caso della tua esperienza, Giorgio, lo rivelano, altre volte no, però magari rimangono anche dei dubbi per chi li vive perché ci sono C'è comunque anche delle chi li riconosce, a caratteristiche, me molte esatto. persone mi hanno detto di aver riconosciuto. Sì, in queste persone appunto degli angeli. Quindi oggi parliamo di questo aspetto particolare e poi in questo capitolo tu racconti e ce lo dirai dalla tua voce anche che questo angelo comincia a darci il messaggio che è venuto a portare a te per trasmetterlo naturalmente a coloro che poi vogliono accoglierlo, un messaggio chiaramente di amore che ci parla della figliolanza universale, dei figli di Dio Padre, no? E un messaggio che ci parla dell'amore incondizionato che Dio e i suoi inviati hanno per tutta la creazione, per tutta l'umanità, e poi l'invito e la necessità di rimanere, come dire, fedeli alle leggi di amore universale. E comincia a parlarci del vero concetto di libertà, del vero concetto di giustizia, del vero concetto di amore universale e c'è chiaramente anche un monito, un richiamo rispetto allo sconvolgimento in corso delle leggi universali d'amore e richiamo appunto a tornare a quelle leggi d'amore perché altrimenti le conseguenze saranno e sono purtroppo, le vediamo, dolorose per questa umanità. Ma di questo ci parlerai più approfonditamente tu. Un ultimo cenno e poi lascio la parola a Giorgio. E alla fine di questo incontro particolare c'è anche un fatto straordinario che avviene, dove l'angelo mostra anche proprio il suo potere di angelo, di messaggero celeste, dove vediamo che anche le forze della natura obbediscono, sottostanno al potere di questi nostri fratelli celesti, ma di questo ci parlerai tu più approfonditamente. Passo la parola a Giorgio. Grazie. Bene, grazie a te per questa introduzione che insomma ritengo sempre utile. Allora, in questo terzo capitolo racconto che ero partito appunto da Genova, dove abitavo, per andare a fare visita a una famiglia che era a me molto cara, che abitava a Prato in Toscana. Ero molto contento di rivedere questa famiglia, ma sentivo anche nel cuore un'altra cosa, cioè avevo una certezza interiore di un altro contatto con l'angelo Raffaele, che avevo già visto, come ho già detto, in veste di luce
in casa e che avevo visto poi successivamente, dopo poco, a bordo di questo disco volante, di questo disco di luce sulle colline di Calice Ligure, provincia di Savona. Quindi partii da Genova e mi ricordo che andai col treno, non andai in macchina e mi intrattenni con quella famiglia. E nel pomeriggio, sempre con quel modo che loro hanno chiamato contatto cosmico, cioè senti una voce che ti parla, ho sentito proprio che mi dava delle indicazioni per un incontro con lui. Però quando io poi fui presso questo mio amico carissimo Oliviero, con la moglie e le figlie, Oliviero è già in mezzo agli angeli da non molto, e essendo arrivato là con il treno e dovendomi recare dove l'angelo mi indicava, quindi in una zona di alta collina, diciamo, mi chiesi se mi poteva accompagnare con la macchina. Certo, non gli diedi molte spiegazioni, però quello che mi colpì molto è che lui si rese immediatamente disponibile, senza fare obiezioni, senza farmi domande che mi avrebbero potuto creare, insomma, qualche problema, dover spiegare certe cose che ancora non erano chiare neanche a me, no? E quindi lui, sì, mi disse: non c'è problema, io ti accompagno, e mi salimmo su queste colline fino a un certo punto, e poi io gli dissi ancora: guarda, io adesso devo andare su da solo, se tu potrai tornare a riprendermi, perché fino a casa a piedi sarebbe un po' lunga. Lui mi disse: non c'è nessun problema, guarda, io lascerò passare un po' di tempo e poi tornerò qui dove ti sto lasciando. E aspetto, se tu ci sei già, ti prendo e torniamo a casa, altrimenti ti aspetto quando tu arriverai. E anche questo mi colpì, perché una persona avrebbe potuto dire: ma dove vai, cosa vai a fare, ma poi da solo, perché non posso venire con te? No, no, lui tranquillo mi disse: va bene, faccio come... Era contento di avermi accompagnato e di venirmi a prendere nuovamente. Ecco, quindi... E eravamo arrivati fin là seguendo le indicazioni di Raffaele. Ecco che io salii ancora però a piedi, salii. E c'erano là delle pinete, però c'era anche una chiazza, diciamo, una zona molto circoscritta, ricordo, dove c'erano degli ulivi. Ecco, e da lassù il panorama era bellissimo, perché su quei monti della Calvana, sopra Prato, si vede tutta la pianura che va fino a Pistoia, fino a... c'è tutta questa apertura nell'Appennino tosco-emiliano, e quindi anche il panorama rallegrava, insomma, ecco, anche se non sapevo cosa sarebbe successo, pensavo che forse o l'avrei rivisto in luce come a casa, o l'avrei rivisto su un disco come a Finale Ligure, insomma, non sapevo. E però a un certo punto mi accorsi che in mezzo agli ulivi c'era un uomo. Era proprio lui, era Raffaele, l'ho riconosciuto. E quindi rimasi nuovamente sconvolto, ma in senso buono, perché oramai c'era questo amore che sentivo verso questa manifestazione, verso questa persona, questo angelo. Cioè, era una cosa molto bella, l'ho descritto già nelle due puntate precedenti, nei due capitoli del Grazie. libro, che io ho provato veramente una grande pace. Mi dispiace per chi, poverino, ha degli incontri, magari rimane sconvolto anche in senso un po' negativo. E si vede che questo doveva essere il disegno per me. Io ho provato sempre grande pace, una pace veramente profonda. E non avevo paura, avevo una fiducia totale in quello che mi stava davanti, doveva sicuramente essere una cosa bella. Erano
quelli che sono, li chiamiamo gli angeli, però era un uomo, era lì in piedi in mezzo agli ulivi, e però lui probabilmente mi ha aiutato, perché insomma la sorpresa è stata nuovamente molto forte. E quindi mi ricordo il sorriso, un sorriso, vorrei chiamarlo angelico, celestiale, non so come definirlo, ecco, perché quel sorriso veramente mi ha tolto qualsiasi possibilità di timore, di... E però era, come dico, un uomo. Mi sentivo molto attratto verso di lui, però nello stesso tempo avevo certo sacro timore, non so come dire, cioè, mi sembrava di fare una cosa un po' sbagliata, ecco, correre da lui, no? E quindi, però, mi avvicinai. E lui mi salutò, cominciò a parlarmi, proprio con una voce umana, mentre la prima e la seconda volta era stato un contatto cosmico, però più una voce che ti parla nell'interiorità tua, si usa dire telepaticamente, ma lì era un po' più di telepaticamente, perché c'era una trasmissione anche emozionale molto molto forte, ecco. E quindi fui catturato, ecco, ripensandoci, ricordo che fui catturato dalle sue parole, da quello che diceva, cioè la mia attenzione si spostò completamente su quello che lui mi diceva, e lui cominciò a dirmi delle cose che furono l'inizio di tutto il messaggio che poi lui e altri ci hanno trasmesso. Grande messaggio, insomma, ecco, stiamo parlando da 40 anni, quindi. E cominciò a dirmi che lui, con altri angeli e altri uomini che venivano dallo spazio, da altri mondi, quindi questi angeli e questi extraterrestri, da sempre aiutano la nostra umanità della Terra, da sempre la assistono, da sempre cercano anche di limitare i danni che da sempre vengono prodotti da chi non vive nelle leggi dell'amore universale. E però io, quando lui mi diceva certe cose, già ero dentro di me pronto con delle domande, anche se non osavo fargliene, perché non c'era. Successivamente ne farò tante domande, ma adesso all'inizio, sinceramente, con tutta la simpatia, però non avevo il coraggio di fare tante domande, però sembrava che lui leggesse i miei pensieri, quindi lui mi rispondeva subito. La mia domanda interiore era: ma però le cose sono andate un po' maluccio nonostante tutto il vostro accudimento, eccetera, no? E lui mi spiegava che se non fosse stato per questo loro aiuto, l'umanità della Terra si sarebbe veramente inguaiata già da moltissimo tempo in maniera irreparabile. Invece loro, nel rispetto delle libertà di ciascuno di noi e di tutta la nostra umanità, quindi ribadì che c'è, è garantita universalmente questa libertà, questo libero arbitrio, è uno dei più grandi valori, anche se hanno dei costi e dei prezzi, ma è uno dei più grandi valori che esistono, altrimenti noi saremmo dei burattini tirati con dei fili, non sarebbe un po' svalutato tutto, perché noi stiamo costruendo insieme a loro quello di cui poi godremo. Però c'è chi subito si è lasciato, diciamo, è rimasto fedele a queste leggi universali di cui parlava anche prima Pamela, e chi invece ha voluto pensare che forse era meglio sperimentare qualcos'altro, addirittura contro. Ecco, e quindi tutto questo nella storia dell'umanità ha procurato lutti e dolori, ha procurato cose anche molto molto pericolose, specialmente in questi ultimi tempi, nei quali la scienza ha fatto delle scoperte tali da rendere capace l'umanità veramente di distruggere tutto quanto in maniera irreversibile, no? Ecco, e poi cominciò a dirmi
che questo messaggio ci avrebbe fatto capire come l'umanità della Terra stia entrando in una nuova era. Hanno ribadito un'era senza precedenti. Questa parola senza precedenti l'ho sentita spesso da loro. Cioè veramente cambierà tutto, siamo veramente a un salto per noi quasi adesso inimmaginabile. Ecco, però dissero anche che questo passaggio sarebbe stato doloroso, ma non doloroso nel senso che era obbligatorio che fosse doloroso. Questo passaggio sarebbe stato doloroso per l'ostinazione di alcuni a non aprire la loro mente e il loro cuore a queste leggi universali, che poi queste leggi universali sì, sono iscritte nella natura, sono iscritte universalmente, ma sono iscritte anche dentro di noi, quella che in genere viene chiamata la legge naturale, cioè anche la persona diciamo più sprovveduta, la persona meno acculturata, non religiosa, insomma tutto quello che volete, questa legge naturale ce l'ha scritta dentro, a meno che poi ci siano delle coscienze che deturpano talmente la loro coscienza e la loro intelligenza interiore da non avere più discernimento su quello che è buono o non buono, giusto e non giusto. Però a causa di queste ostinazioni, questo passaggio avrebbe avuto dei risvolti molto dolorosi, anche se l'ho detto già e lo dirò sempre, il messaggio non è catastrofico, non è distruttivo, non è a fine tremendo. Ecco, loro mi misero in guardia dai profeti di sventura che non riflettono veramente una realtà universale, cioè anche i passaggi dolorosi servono per imparare poi a vivere secondo le leggi universali dell'amore e della pienezza della vita. Poi c'è chi arriva prima, c'è chi arriva dopo, c'è chi arriva ancora dopo, perché, come dico, loro le hanno chiamate ostinazioni. Ognuno ha un disegno e questo disegno è un disegno concordato tra ciascuno di noi e coloro che stanno sopra. Potremmo dire tra noi e il buon Dio concordato, nel senso che in questa libertà noi non veniamo, diciamo, messi in galera, non veniamo, se ci mettiamo in galera e ci mettiamo delle catene e dei disastri, siamo noi che lo facciamo da soli, non sono loro. Molti anche oggi accusano Dio, accusano, a parte poi lo negano, però l'uomo quando accusa non vuole ammettere le sue responsabilità, no? Ecco, questo è un po', diciamo, l'inizio, ecco, di questo messaggio, cominciato già in questo incontro, senza perdere tempo, a introdurmi. Ho capito che le loro manifestazioni non erano ci facciamo vedere perché sei più bello degli altri, sei più bravo degli altri, oppure ci facciamo vedere perché non sappiamo cosa fare, allora se ci vogliamo un po' chiacchierare con te, no, non è questo. Cioè, un messaggio è lo scopo, il messaggio, cioè la comunicazione che attraverso me, Tina, insomma, i testimoni di questa e di tante altre missioni nel mondo, per carità, cioè lo scopo è proprio il messaggio, cioè gli uomini della Terra, anche quelli che si sono un po' addormentati, anche quelli che sono distratti e attratti da cose non sempre positive, il messaggio che comunque deve arrivare, poi in questa libertà ognuno ne farà l'uso che crede, sperando che sia il maggior numero di persone possibili che lo usi positivamente, ma ci hanno assicurato che così sarà. Questo messaggio, che poi è il messaggio delle sacre scritture, di tutte le tradizioni e delle culture, è il messaggio di tutte le persone illuminate che nel corso dei secoli e dei millenni hanno portato questi valori universali. Perché ci sono, questi valori sono esistenziali, sono il nucleo della vita stessa, sono la base sulla quale tutta la vita universale si muove. Ecco, io dico questo,
un sentimento che ho provato veramente quando questo essere, quando Raffaele ha cominciato a illustrarmi questo messaggio, io ho sentito una grande senso di gratitudine, un grande senso di riconoscenza, perché io pensavo, dico, ma questi esseri che vengono da un altrove, che insomma, usando una loro frase, vengono da una posizione favorevole rispetto alla nostra qui, no? Se ne potrebbero stare tranquillamente lì, invece vengono giù a occuparsi di noi, vengono a fare tante cose che poi vedremo anche più avanti. Quindi io, oltre che questo grande amore, ho sentito proprio questa grande gratitudine per il loro compito, teso ad aprire i nostri orizzonti, ad aprire il nostro cuore, ad aprire la nostra mente a queste realtà. E tra l'altro lui mi disse che la Terra è uno dei pianeti più belli, non è uno dei pianeti più brutti. Purtroppo l'umanità della Terra ha fatto molte ferite, ha inferto molte ferite a questo bel pianeta, a questo meraviglioso pianeta. Non solo, ma ha costruito le premesse per una distruzione totale, no? Sapete a cosa mi riferisco. E ne sta studiando sempre delle nuove che scientificamente dovrebbero costituire un valore veramente positivo. Cioè le scoperte scientifiche di per sé sono giuste, è previsto che noi progrediamo nella conoscenza, è previsto tutto questo. Non è previsto l'uso negativo di queste scoperte scientifiche e di queste scienze, no? E quindi l'energia nucleare esiste, può fare tante cose. Purtroppo sono servite a costruire bombe atomiche, testate nucleari terribili, e così, senza che adesso ci inoltriamo e andiamo oltre, così tante tante altre cose che sono state usate in maniera che il nostro pianeta oggi è quasi agonizzante. Ecco, quindi lui cominciò a introdurre il concetto proprio della pericolosità della strada che noi stiamo percorrendo, e anche le toppe che vengono messe sono tardive, cioè a ogni toppa vengono fuori altre falle, però ci garantirono che con il loro aiuto, insomma, la fine non sarà disastrosa. Ecco, questo è. Ecco, quello che voglio dire anche, lo ripeto, lo dirò sempre, che in questo essere, come poi negli altri, non ho mai sentito una traccia di violenza, non ho mai una traccia di rancore, di se non fate questo, mai, assolutamente né odio né rancore né violenza. Non ho mai sentito una presunzione. Anche il modo con cui ci hanno parlato era un modo quasi da pari a pari, anche se io mi rendevo conto che ero di fronte a un essere veramente superiore, ad esseri superiori, ma il loro modo è stato sempre. Ci hanno trattato dignitosamente alla pari, vorrei dire questo, pur denunciando le cose e dando, diciamo, questo messaggio da parte loro a una grande responsabilità. Ecco, e io feci però una domanda a un certo punto, gli dissi in che modo loro ci avrebbero aiutato, in che modo aiutavano questo mondo e la nostra umanità. Questa domanda poi l'ho fatta anche più avanti, e quando andremo avanti in questi nostri incontri toccheremo quindi ancora questo punto. E loro mi dissero che loro lavorano a monte proprio per rispettare la nostra libertà, il nostro libero arbitrio. E continuò a sottolineare che contravvenire a queste leggi, a queste giuste, diceva, e amorevoli leggi universali, è una cosa molto negativa che porta comunque delle conseguenze, perché il dolore poi che ne deriva è un richiamo, no? A volte in questo nostro mondo sembra che il dolore lì per lì richiama e dopo scatena reazioni sempre violente. Ecco, questo non è un atteggiamento, non era, non fu l'atteggiamento di Raffaele fin dall'inizio e poi non lo sarà degli altri. Ecco, quando si calpestano le leggi universali, purtroppo ci sono delle conseguenze negative. E questo concetto del dolore come forza purificatrice,
non solo per noi stessi, ma anche per altri. C'è chi anche è venuto qua in missione a soffrire e soffre per aiutare gli altri, oltre che per aiutare se stessi, come vedremo più avanti. Anche questo lo spiegheremo meglio. A questo punto, però, succede un fatto. Raffaele mi dice: guarda, che tra pochino tu ti devi riparare perché verrà un tempaccio molto brutto. Anche io sono rimasto: come un tempaccio brutto? Io sto qua a parlare con Angelo, ma il tempaccio brutto. E il tempaccio brutto è venuto perché è venuto un acquazzone di quelli. Sarà, insomma, è diventato tutto nebbioso, non vedevo più né la pianura, le montagne, un'acqua di quelle. E lì dove mi potevo riparare? Mi ricordo che c'era una cappelletta, però aveva un cancello davanti chiuso, non potevo entrare. Allora mi sono accostato, dico, ma forse un po' mi riparo, no? Perché quest'acqua veniva di traverso, insomma, non ve la faccio lunga. Nel termine di pochi minuti ero zuppo dalla testa ai piedi. A questo punto però dico, ma come? Perché questo angelo così potente, così permette che io mi trovi adesso? Magari dico, mi ammalerò anche adesso. No? E insomma, non vi nego che il momento non è stato dei migliori, anche perché non me lo spiegavo. Cioè, dico, lui mi ha avvertito un attimo prima, me lo poteva, no. Si vede che dovevo prendermi quell'acquazzone, ecco. E quindi a questo punto però ero un po' scoraggiato. Allora raccolsi tutte le forze del mio animo e dissi: Raffaele, ma tu a questo punto qualcosa devi farmi, puoi lasciare in queste condizioni. E ricordo bene di aver sentito in alto, però si vede che lui non era più a terra. Ho sentito la sua voce che mi ha detto proprio queste parole, parole che poi mi sono state ripetute anche più avanti. Sei un uomo di poca fede, mi ha detto. Ah, dico di poca fede, guarda come sono ridotto, no? Però poi ne parleremo anche di questo. Questa è stata una prova. E di queste prove ce ne sono state anche più avanti. E poi più avanti ho capito che loro non davano solo un messaggio, ma ci davano anche un addestramento alla fiducia, a non arrendersi nelle difficoltà, ad essere fondati uomo di poca fede. La fede è fiducia, no? Se io ho fede in una persona, credo in questa persona. Quindi in questo caso io avevo un po' perso la fiducia, però una cosa così mi ha veramente sorpreso, cioè non me l'aspettavo, ecco, una cosa del genere. E quindi questo addestramento, come vi dirò anche più avanti, poi è proseguito anche in altri modi. Oggi li ringrazio. Perché questo mi ha dato una tempra, mi ha temprato anche nei momenti in cui, insomma, in questi 40 anni non è stato sempre facile dare questa testimonianza, anche nei momenti più difficili mi sono ricordato dall'addestramento di non essere uomo di poca fede e ho visto sempre poi la mano aiutarmi. Comunque, lui mi disse anche che dopo, che fra qualche, mi disse, fra qualche istante vedrai il sole, verrà il sole. E infatti dopo qualche istante il sole venne, si aprirono le nuvole, sembrava neanche che avesse piovuto, no? E poi si avvicinò questa luce, che era questo grande disco, probabilmente sul disco c'era Raffaele, sicuramente c'era lui. E questo disco è sfrecciato prima diritto in alto e poi sempre in diagonale. E dopo di questo ho visto tre ondate di dischi volanti. Ecco, quello che mi ha veramente stupito è che io mi sono ritrovato perfettamente asciutto. Beh, non è normale, dopo un acquazzone, dopo una zuppata del genere, che tu in un attimo, e non poteva essere il sole, perché il sole, per quanto ti possa asciugare, ma bagnato così, insomma, un po' di tempo ce l'avrebbe messo il sole. Io invece mi sono trovato perfettamente asciutto. Infatti poi, quando Olivier è venuto a riprendermi, mi ha trovato asciutto. Io, ma dice, ma ho visto un brutto tempo. Sì, ho piovuto un po' così. Non ho potuto dirgli, guarda, le cose sono andate così e così, perché, insomma,
Non penso fosse pronto a recepire una cosa così fuori dal normale, non so come dire, ecco. E quindi io ero molto felice. Ero molto felice e mi ripromisi poi, una volta tornato a Genova, a casa, di annotarmi delle cose, che poi ho trascritto nel libro. E niente, questo è stato il terzo incontro, no? Però è stato il primo incontro, come ha spiegato prima, come era ravvicinato secondo la classificazione cosiddetta ufologica, ma insomma. Poi il discorso UFO angeli lo approfondiremo molto meglio per strada. Ecco, io avrei terminato il racconto delle cose come sono andate, no? Sì, Giorgio, chiaramente sono già arrivate tante domande e adesso piano piano le ripercorriamo. Qualcuno chiedeva, per esempio, che aspetto aveva Raffaele, adesso diciamo anche chi, ma me la ricordo benissimo. Ecco, Ina chiedeva che aspetto aveva Raffaele. Se puoi descriverlo un pochino. Guarda, intanto voglio dire questo, già dalla prima volta Ina, vero Ina? Ina. Allora, cara Ina, perché tu hai fatto la Sì. domanda, è giusto che io ti risponda anche se ci sentono tutti i nostri amici. Già la prima volta, quando io l'ho visto in casa, che era un essere di luce, sì, diciamo Raffaele, un giovane, ho scritto anche diciamo nel libro, nel primo capitolo, ho scritto un giovane. Però io ti potrei dire, io potrei anche scrivere una giovane, capito? Perché a parte che dopo ho capito, ed è stato anche spiegato, la loro androginità, non so se tutti conoscono questo concetto. Androginità vuol dire un essere che in sé ha l'essenza maschile e femminile, no? Degli angeli. E poi il fatto che un angelo si faccia vedere, poi come nel libro di Tobia, come un giovane, magari è un fatto anche culturale, un fatto, cioè il giovane, questo giovane Azzaria, che poi era l'angelo Tobia, che si era preso un corpo provvisorio, doveva L'angelo Raffaele, sì. accompagnare Tobia per un viaggio pericoloso fino alla media, e quindi era chiaro, si è fatto vedere come uomo, perché forse una donna sarebbe stata più esposta storicamente, culturalmente, ecco, c'è tutto un perché. Però io ti posso dire che anche quando Raffaele si è mostrato come un uomo, come un essere umano, però io ti potrei dire che poteva essere anche una donna. Comunque era vestito con questa tuta, che pantaloni larghi, poteva sembrare anche una tunica, poteva sembrare. E era bello, molto bello. Tutte le volte che li ho visti anche in veste umana, era come se la loro pelle avesse una lucentezza, insomma, molto bello. E ispirano veramente fiducia, ispirano amore, ispirano pace. Non so poi se vuoi che ti descriva altre cose. Però le ho più focalizzate nei successivi incontri, altri particolari. Lì ti assicuro che la novità ti catalizza più in generale, no? Però questo è quello che io ti posso dire. Poi, se tu vuoi sapere qualcosa di più dettagliato e me lo chiedi, vedo di poter rispondere. Qui c'è Roberto che scrive: Giorgio, ti ha detto Raffaele se ci sono esseri che non rispettano la legge del libero arbitrio facendoci del male? Beh, caro Roberto, l'ho detto prima, quando parliamo di ostinazioni, quando parliamo di persone che condizionano la vita, eccetera, certo che ci sono. Se poi tu per esseri intendi non viventi sulla terra, intendi degli spiriti, diciamo, cattivi o extraterrestri non buoni, che non navigano anche loro nelle leggi dell'amore universale, ti dico altrettanto di sì. Ecco, l'esperienza di questo genere ne abbiamo fatte, dico ne abbiamo perché c'era anche Tina, molto meno, quasi poche, diciamo, però le abbiamo fatte, ecco. E
anche se il messaggio ci deve portare più a vedere gli esseri positivi che ci stanno aiutando, però la mia risposta è sì, ci sono. Però Giorgio, non rispettano il libero arbitrio delle persone Sono violenti, a cui fanno anche del certo, male. cercano, non è che possono fare tutto quello che vogliono, però qualcosa gli è anche concesso, sì, sono esseri violenti, non rispettare il libero arbitrio degli altri vuol dire essere violenti, vuol dire essere cattivi, certamente, vuol dire non amare il prossimo, non volere che il prossimo stia bene, sia contento, fare del male è questo, no? Io non leggo tanti messaggi comunque molto, molto carini, molto belli, pieni di amore, e sono veramente tanti, vi ringraziamo. Vado direttamente alle domande perché sono tante, ma Sì, un grazie a grazie tutti a tutti coloro veramente per le parole che di ci amano, affetto che noi che vi sì, amiamo ci tutti, vi amiamo. rivolgete e che rivolgono a questa Beh, esperienza. diciamo, sono espressioni simili a quelle degli Eh angeli, sì. allora. C'è anche Maria che chiede, buonasera, ma hanno parlato anche di guerre? Sì, ci hanno parlato anche di guerre, certo. E nel mio libro racconto anche di alcune visioni che mi hanno dato di una possibile distruzione nucleare sul nostro pianeta. Non è che me l'hanno fatta vedere o che deve assolutamente succedere, però questo rischio c'è. E vabbè, non vi devo spiegare io che nel mondo le superpotenze, se potessero annientare altre superpotenze, lo farebbero. Purtroppo c'è un equilibrio, squilibrio, un equilibrio di violenza, cioè. L'equilibrio in questo mondo è un equilibrio di forza, di violenza, contrario alle leggi universali. Però questa è la situazione e loro sanno come ci potranno tirare fuori, perché l'andazzo lo vedete. Si parla di disarmo, si parla di tutto, ma poi ognuno consolida la sua posizione, no? Comunque sì, ci parlarono anche di questo e ci auguriamo veramente che non succeda per niente, o se dovesse succedere molto limitatamente, ma se parliamo di nucleare, che non succeda per niente, di questo ne parleremo. Eh? Tanto chi può pregare, preghi che non succeda, la preghiera viene ascoltata. Roberta ti scrive, ma perché hanno scelto lei? Gliel'hanno detto? Beh, una cosa, cara Roberta, è sicura. Non mi hanno scelto né perché ero più bravo, né perché ero in cerca di angeli, né perché... No, niente di tutto questo. Però so che io, Pamela, Anna, te, tutti siamo, se abbiamo nel cuore questo amore universale, se abbiamo il desiderio di un mondo di pace, di giustizia, non la giustizia che spesso in questo mondo viene chiamata giustizia e Ma è poi è vendetta. odio, vendetta, cattiveria, no? La giustizia è quella giusta. Ecco, chi ha nel cuore tutto questo è in questo mondo in missione, anche se non lo sa, anche se c'è l'oblio, ma è in missione. Ecco, allora ognuno di noi è qui con un compito, ognuno di noi ha un compito anche a seconda delle sue caratteristiche, no? Ci sono anche gli angeli come quelli di Michele, che sono battaglieri, combattenti in senso buono contro il male, ovviamente. E quindi anche tu hai sicuramente il tuo disegno. E poi mi hanno detto che noi veniamo anche scelti in base alle caratteristiche che abbiamo, no? Quindi io non ti conosco personalmente, ma tu hai le tue caratteristiche, eccetera, attraverso le quali si compie una missione, si compie un disegno. Poi sta anche a noi migliorarci, crescere nella conoscenza della nostra interiorità, crescere nella conoscenza delle cose spirituali, animiche, eccetera, in maniera da poter essere sempre più coscienti del nostro compito, no? Quindi mi hanno detto, sei stato scelto per le tue caratteristiche adatte a dare questa testimonianza, anche perché vedi, questa cosa te la posso dire. Gli incontri che abbiamo fatto non eravamo solo io e Tina, ma eravamo diversi, ma non tutti si sono sentiti poi di esporsi, non si sono sentiti di mettersi in gioco pubblicamente, perché insomma non è facile andare a dire certe cose.
cioè chi ti prende per pazzo, chi ti prende per un esaltato, chi ti dice, come hanno fatto anche una diagnosi pubblica durante una conferenza, che era affetto da una grave forma di paranoia. Beh, insomma, una paranoia non mi sembra così pericolosa. Ecco, cioè non è facile, ecco, quindi ognuno viene preso per le sue caratteristiche e anche per quanto uno decide di mettersi in gioco, di essere a servizio, perché questo è un servizio, non ha scopi, almeno per quanto mi riguarda, scopi di gloria no, assolutamente, perché insomma, per molti non so che gloria possa avere, no? Per quello lì è meglio non sentirlo, no? Per molti invece... C'è questo amore, questo servizio, l'amore è un servizio. Ti è utile, queste conoscenze ti sono utili, ti fanno crescere interiormente, ti aiutano a comprendere in che direzione deve andare questo mondo, quali sono queste leggi universali. Insomma, è un fraterno aiuto, ecco questo. E si vede che io avevo e ho le caratteristiche giuste, come tu hai le tue e ognuno di noi ha le sue. L'importante è che noi ci impegniamo a migliorarci, perché nessuno è perfetto. Io ti assicuro che non sono perfetto. In questi anni ho fatto la mia strada, ho capito le cose che dovevo migliorare, quelle che dovevo abbandonare. Insomma, c'è un percorso, non è perché ti contatta l'angelo che tu... Abbiamo un concetto, no? Anche nel cattolicesimo, questi santi, tutti perfetti, ma come? Ma se io non so se avete letto mai lettere di Padre Pio, questo poverino ha combattuto anche con se stesso, mica di quel poco, no? Però ha combattuto la buona battaglia, ecco, quindi questi sono un po' i criteri, ma ti ripeto, tutti noi abbiamo una missione, un compito, è importante che facciamo qualcosa per avere luce su questo in maniera da fare questo servizio nel migliore dei modi. Grazie comunque, Roberto. Diversi in chat vedo che chiedono il nome del libro, lo ripetiamo. Il libro è di Giorgio Di Bitonto, autore Angeli in appunto di astronave, Angeli in astronave, edizioni mediterranee. Mediterranea. Eccolo qua, Anna l'ho mandato subito in onda. Poi abbiamo Graziella che scrive: secondo lei se è accaduto il Big Bang è stato per mano dell'uomo e si potrebbe ripetere? Ma se per Big Bang intendiamo l'origine dell'universo, l'origine, cioè quella forma energetica embrionale dalla quale è scaturito tutto quanto, non si ripeterà, perché da allora tutto è in evoluzione e tutto raggiungerà quei disegni vitali, di energia vitale, eccetera, prefissi. Ora poi c'è una grande polemica anche a livello religioso, teologico, eccetera, no? Ci sono quelli che dicono Dio non esiste perché il creato stesso è Dio che è esploso e ci sono coloro che dicono no, Dio ha dato questa legge che poi ha prodotto tutto questo, questa legge universale e ci sono anche coloro che dicono no, no, Dio ha creato così, cioè ha creato... La pianta così, ma cioè io, questo l'abbiamo anche parlato con loro, cioè loro non hanno dato molta importanza a queste posizioni contrapposte, cioè loro dicono noi siamo messaggeri di Dio, quindi questo essere infinito è lui che ha posto queste leggi universali d'amore, eccetera, perché lui è amore, è un essere infinito d'amore, e quindi o che lo abbia fatto... C'è il creazionismo e il non creazionismo, l'evoluzionismo, sono tutte queste teorie. Ecco, io per quello che ho appreso e che oggi credo, credo che questo essere infinito ha posto queste leggi. Quindi il Big Bang, se è partito da questa concentrazione, da questo embrione energetico vitale, ha seguito le leggi universali, che ci sono, le ha messe, ci sono. Ed è appunto di queste che noi andiamo parlando, e quindi sono leggi sul piano fisico, sono leggi sul piano animico, sul piano astrale, sul piano spirituale. Cioè, poi parleremo anche di questi gradini dell'energia vitale, della creazione. Voi sapete che i latini,
dicevano natura non facit saltus, cioè c'è tutta una scala graduale, logica, no? Ecco, e quindi sicuramente se c'è stato il Big Bang, però il Big Bang non è che si deve ripetere, per quello che ne so io. Io non sono né uno scienziato, diciamo, dell'astronomia o della fisica, per cui io vi parlo di quello che ho appreso. E oramai il Big Bang c'è stato, queste leggi universali sono in cammino, e però l'uomo ha delle responsabilità. Gli esseri umani hanno delle responsabilità, come le hanno gli angeli, e in questa libertà, in questo libero arbitrio, c'è chi ha capito che le leggi universali sono assolutamente utili, indispensabili, sono la giusta strada, e chi invece sta facendo opere contrarie a questo, però ci sono anche chi non capisce, capirà. Purtroppo alcuni capiranno attraverso il dolore e la sofferenza, e ne causeranno anche ad altri, e ci sono tanti che scendono in missione, anche soffrendo, pensate a Gesù Cristo, no? Perché? Perché appunto danno una lezione, danno una testimonianza di amore, indicano la via giusta. Allora, è quella, uccidetemi, ma io non vi uccido. Fatemi violenze, ma io violenze non ne faccio. Ecco, su questo parleremo, perché detto così può anche suonare male, nel senso che ma allora io mi devo far ammazzare. Non è così. C'è una legittima difesa, c'è la difesa delle proprie cose, ma senza mai la cattiveria, senza mai odio per odio, senza mai il male per il male. Di questo ne parleremo ancora. Roberta scrive, ma ancora oggi Raffaele viene a trovarla? Scusi, ma non so se l'ha già detto. Chi è Che sei questa? È Roberta? un'altra Roberta o quella di prima? No, Aspetta, dico Roberta. Roberta, bella guerriera. Vabbè, comunque dai, è Roberta. Che era Sì, è Roberta? sempre lei. Sempre dico, allora Roberta è ben equipaggiata. Sì. Allora, tu vuoi sapere se dopo quei 6 mesi raccontati nel libro ci sono stati altri incontri, altri avvistamenti? Beh, ti dico di sì in generale, però quei 6 mesi sono stati 6 mesi particolari. Sarebbe stato troppo bello che fossero continuati così, no? E poi io scherzando dico sempre che se mi facessero risalire su un'astronave, stavolta io non scendo più. E allora loro non mi ci fanno salire, cioè stai lì perché devi fare la tua missione, devi fare la tua testimonianza. Ecco, quindi gli anni seguenti sono stati sì, conversazioni, incontri non più nella forma cosiddetta ufologica, anche se poi in verità non è neanche così, qualcosa c'è stato, ma saltuariamente e raramente nel tempo. Però c'è stata una continua assistenza che continua ancora adesso, perché cara Roberta, tu ti puoi immaginare le difficoltà, no? Quindi mi hanno evitato dei pericoli, mi hanno evitato delle situazioni imbarazzanti, insomma, mi hanno sempre aiutato e mi hanno anche aiutato a indirizzarmi e a poter dare quello che era utile, perché non siamo tutti uguali. In certi contesti magari si mette un accento più su un aspetto di quel messaggio e in altri contesti un altro, è come un prisma dalle tante sfaccettature, però il messaggio è sempre questo. Quindi ti dico sì, anche se non come in quei 6 mesi, assolutamente. Grazie Roberto. Patrizia ha messo intanto in evidenza che l'acqua è purificatrice, no? Quando hai raccontato dell'episodio in cui è arrivata la pioggia, la forte pioggia. E poi chiede anche questo. Ciao, dice questo. Ciao Giorgio Panela, io non sono mai stata a Lourdes. Voi ci siete stati? Hai trovato analogia con il bagno dal quale esci asciutto e l'acquazzone dal quale ne sei uscito quasi subito asciutto? Grazie. Sì, certo, sì, c'è un'analogia assolutamente, sì. E l'acqua è proprio purificatrice, si vede che avevo bisogno di essere lavato, ma poi Tutti nel gli libro io incontri, racconto che quasi quasi sempre tutti. negli incontri, quasi sempre, non sempre, infatti a un certo punto Raffaele dirà,
La pioggia è purificatrice, che però si dovrà levare in questo mondo anche un grande vento per portare via, spazzare via tante cose che possono rimanere perché non vanno proprio bene. Insomma, la natura è simbolica, ma è anche partecipe di tutto questo. Poi c'è stato anche il miracolo del sole a Fatima, Sì. che può essere messo in analogia con quello che hai vissuto tu, con quello Certo. che tu, Patrizia, citi nel tuo messaggino, quindi Lourdes. Sì, Anche a sì. Certo. Fatima, quando c'è stato il miracolo del sole, è avvenuto sotto la pioggia praticamente, e quando appunto è uscito il sole e poi c'è stato il miracolo, le persone si sono Tutte ritrovate asciutte, asciutte. 70.000 persone, sì. Che Quindi sono andate là con tanto di ombrelli sì. perché a Roma dicono si sono frascicati tutti e poi il sole l'ha asciugato in un attimo. Sì, grazie. Grazie, grazie. Poi, allora, abbiamo. Aspetta, Giorgio, volevo chiederti, Salvatore, a proposito delle astronavi, quando si avvicinano alla Terra, hanno una traiettoria diritta o vengono a zigzag? Chiedo questo perché ci sono dei video nel web che fanno vedere queste luci che sono tremolanti e si spostano a destra e a sinistra. Grazie. Salvatore. Sì. Allora, Salvatore, io ti dico questo, io li ho visti arrivare dritti, scendere e salire dritti, però poi in genere, non sempre, sempre, quando prendevano il via per sparire andavano sempre via di traverso, in diagonale, insomma. Però li ho visti anche saltellare, proprio con dei saltelli, così, cose che i nostri mezzi terrestri non possono fare, né gli aerei, ma neanche l'elicottero può fare una cosa di questo genere. E poi anche a zigzag, proprio zigzag, con delle traiettorie a zigzag. Insomma, li ho visti in diversi modi. Usualmente arrivavano, poi scendevano in verticale, poi risalivano in verticale e andavano via in trasversale. Però, come ti ripeto, li ho visti anche in tutti questi modi, sì. E questo è uno dei segni, è uno dei segni, loro ci dissero, ci sono tre cose sulle quali potete essere certi che noi siamo, che siamo noi, insomma, no? Allora, quando ci fermiamo per aria, solo l'elicottero si può fermare, però l'elicottero, insomma, si vede, quando è un elicottero. Quando andiamo a velocità incredibili, che se lo facessero i vostri mezzi si disintegrano, e quando ci vedete zigzagare, saltellare, cioè fare dei movimenti che nella dinamica, diciamo, fisica, dei vostri mezzi terrestri non è possibile perché precipiterebbe questa cosa, no? E quindi ci diedero questi tre criteri e rispecchiano appunto la domanda che tu hai fatto, eh? Sì, allora poi abbiamo una domanda da Carlotta che scrive: se posso chiedere, quando insieme agli angeli e ad altri esseri avete invocato il Padre nostro, era recitato in modo tradizionale con le parole che ci ha insegnato la Chiesa? Allora, io nel libro, sì, le ho messe questo Padre nostro, a parte che c'è poi un'altra preghiera rivolta al Padre, però il Padre nostro l'ho messo, perché così mi hanno chiesto di fare, l'ho messo nella maniera, diciamo, tradizionale. Però non era proprio così, sì. Per esempio, quel non ci indurre in tentazione, Dio non induce in tentazione. Adesso ho visto che anche Papa Francesco ha cambiato, no? Ma chiaramente non era proprio così, ecco. Però loro mi hanno detto di metterlo così, perché è un Padre nostro conosciuto da tutti, insomma, ecco. Poi tu puoi capire, Carlotta si chiama, Sì, Carlotta. cara Carlotta, puoi capire anche che questo libro è una sintesi, cioè 6 mesi, se io avessi dovuto scrivere tutto, non lo so se il caro amico, il dottor Gianni Canonico, che è l'editore, non so se me l'avrebbe pubblicato nel 1980. E quindi è una sintesi, e poi è giusto forse che sia anche così, però
perché sono 160-165 pagine che si leggono abbastanza velocemente. Poi uno, se vuole approfondire, basta che ci contatti e possiamo mandargli altri approfondimenti. Ecco, quindi diciamo che ci sono delle cose e a volte un linguaggio che loro hanno voluto, non è che me lo sono inventato io, per essere accessibile un po' a tutti. Però non è riservato ai cattolici o perché questo libro l'hanno letto tutti, lo hanno letto persone di qualsiasi fede, induista, buddista, animista, sciamani, no? Sì, ma poi, Poi anche dell'Islam. sì, poi sulla preghiera ci sarebbe molto da dire, penso che l'affronteremo come argomento al di Sì. là della forma nella quale viene pronunciata una preghiera. Insomma, ci Sì, hanno detto che è un importante concetto più ampio, il certo. cuore con il Però la quale ci si domanda mi rivolge a pare Dio. di Sì, Carlotta era, molto ecco, precisa, e chiaramente, sì. quindi la mia risposta è questa. Grazie Carlotta. Prima di andare ad altre domande, vorrei leggere questo intervento di Mariella, che dice: bisogna tenere sempre accesa la fiamma ardente della fede in Dio ed in tutto il mondo spirituale, in questo caso specifico nell'arcangelo Raffaele, nell'angelo Raffaele. Sono delle prove da affrontare per saggiare la nostra fiducia ed il nostro credo, prove che porteranno sicuramente delle gratificazioni, la forza ed il sostegno, oltre le giuste motivazioni per andare avanti lungo il percorso della vita con amore, protezione e salvezza. Grazie. Beh, È un grazie, intervento è molto un bel bello, grazie. messaggio. Io voglio aggiungere solo questo, Mariella. Io a volte, quando parlo con le persone, solamente se ci seguono da anni, no? Siccome noi veniamo approcciati da persone di qualsiasi filosofia, credo, eccetera, e allora dico una cosa imparata da loro, chiaramente, no? Non sono il genio inventore. Dico, impariamo le lingue. A volte vedi, io avvicino delle persone, sono 40 anni veramente che avvicino persone, quindi mi è successo tante volte, ancora oggi succede, che magari parlano un linguaggio di fede, diciamo, meno istituzionale, magari non dicono la parola a Dio, però io mi rendo conto che dentro di loro questo c'è, questa fiamma, questa luce c'è. Ecco, allora impariamo le lingue è anche questo, no? Cioè al di là delle terminologie, al di là di una cultura, eccetera, eccetera, ecco, trovare. Cioè io ho visto che questi angeli non ci hanno chiesto a tutti noi che siamo rimasti contattati, non ci hanno chiesto né se andavamo in chiesa, né che se eravamo cattolici, se eravamo. Anzi, alcuni di loro che io conoscevo così attraverso altre amicizie, sinceramente io non sapevo neanche come la pensavano. Ho visto con quale amore, con quale profondità sapevano raggiungere il nostro cuore, no? Ecco, quindi quello che tu hai detto comunque, Mariella, sacrosanto, cioè rallegra l'anima sentirti dire così. Però ecco, io dico sempre, però impariamo le lingue. Impariamo le lingue. Io ho trovato. Cioè, mi è successo spesso, testimone anche Pamela che è qua, a certi seminari, a certe conferenze, a certi incontri che ho fatto con la gente, si è presentato qualcuno quasi scusandosi, mettendo i piedi e le mani avanti, mi hanno detto subito davanti a tutti, io premetto per onestà che sono ateo. Ma voi non sapete questi atei che ricchezza di spiritualità che avevano dentro. E io ho detto sempre, io di atei come te ne vorrei tanti, ne vorrei, no? Persone di una bontà incredibile. E gli angeli ci dicevano: dove c'è la bontà c'è Dio. Persone di una correttezza, persone che hanno messo in gioco anche loro interessi, anche grossi, per rimanere nell'amore. Ecco, allora io ho detto a questi: speriamo che ce ne siano tanti di altri come te, no? Grazie Mariella, comunque il tuo messaggio è molto centrato e molto bello. Grazie. Poi abbiamo Patrizia che scrive: Giorgio, la Madre Celeste sta lasciando parecchi messaggi sui tempi attuali. Dobbiamo prenderli tutti per veri? Beh, quelli che sono autentici, sì, chiaramente. Io non ti so fare un elenco di quelli autentici e non autentici, però siccome ci hanno insegnato che l'albero si giudica dai frutti, se
se questi veggenti, queste persone che ci riportano questi messaggi, ci riportano messaggi di amore, di bontà, di giustizia, anche se talvolta questi messaggi, come quello che portiamo noi, insomma, includono anche delle cose un po' gravi, nel senso che ci avvertono di cose che noi stiamo per affrontare a causa di errori ostinatamente portati avanti, e quindi la natura si ribella, eccetera, eccetera, no? Quindi ci possono essere dei messaggi anche molto gravi. Ecco, qualche volta, lo dico sinceramente, ma non faccio il processo a nessuno perché io devo pensare a me, qualche volta ho letto qualche messaggio di qualche veggente. Sono rimasto un po', dico la verità, un po' perplesso, ecco, perché sarà perché io ho avuto questo approccio dove sono state anche dette cose molto gravi, però sempre in un clima d'amore. Ecco, io non, per esempio non tendo a non dare fede a messaggi terroristici che la Madonna verrebbe a dare. Terroristici non vuol dire che la Madonna dice: guardate che state preparando delle cose brutte. No, però ci sono dei messaggi o troppo confessionali dove vengono scartate persone che non la pensano così. Cioè lì, sinceramente, mi sembra che l'amore universale ci sia poco. Quindi, se vogliamo dire l'amore di Dio, l'amore della Madonna. Ecco, se invece vedo, sento che siamo in questo ordine di amore universale, perché non dovrebbe essere vero, no? Ecco, allora, questo secondo me è un criterio. Gesù nel Vangelo ha detto, quando gli hanno chiesto come facciamo a riconoscere i falsi profeti, e lui ha risposto: l'albero si conosce dai frutti, no? Noi oggi veramente abbiamo, di questo poi ne faremo cenni perché anche loro ne hanno parlato, abbiamo una storia di apparizioni mariane veramente incredibile. Parte nei secoli, ma se partiamo dal 1830 con Rudi Bach, la Salette, eccetera, fino a Fatima, Lourdes, Fatima, Garabandal, Garabandal. Medjugorje e altri, e alcuni di questi fatti sono eclatanti. In Belgio questa Madonna che appare si mette a giocare con i bambini, no? A me è una cosa che mi ha colpito tanto, infatti quando posso lo dico. Dal tetto dove era, giocava con i bambini piccoli, i grandi non vedevano e credevano che i bambini li prendessero in giro. Poi la Madonna ha dato segno anche ai grandi che era là, che si faceva vedere, e allora hanno creduto ai bambini. Però ecco, questo io lo credo. E invece dei messaggi, purtroppo io perlomeno ogni tanto dobbiamo aiutare qualche persona che esce da certe conferenze, da certi messaggi, veramente disorientata, paurita. Insomma, allora qui che succede? Stai tranquillo. Insomma, vatti a leggere i messaggi positivi, quelli incoraggianti, che ce ne sono quanti ne vuoi, perché non solo apparizioni mariane, anche le profezie, la stessa Apocalisse, bisogna leggerla nel modo giusto, perché se uno legge l'Apocalisse, le Sacre Scritture non si possono leggere letteralmente. Le Sacre Scritture hanno uno spirito profetico, hanno dei significati ben precisi, non sono per il terrorismo. Anche l'Apocalisse, sangue, quella, poi ne parleremo perché fa parte anche questo degli insegnamenti ricevuti. L'Apocalisse è un grande libro d'amore, dove dal piano di sopra, che vedono tutto questo sangue, sono le guerre, le uccisioni. Il sangue è anche simbolo del dolore, è il simbolo della vita, ma della vita calpestata, no? E allora c'è questo modo, diciamo, profetico della profezia anche apocalittica, di mettere in luce queste cose in maniera forte, come, non so, una mamma, un genitore che vede un figlio in mezzo al sangue, si concentra su quel sangue perché è il sangue di suo figlio, ma non c'è l'esaltazione del male, del dolore, non c'è un voler lanciare i dolori e le sofferenze, no? Lo scopo è completamente diverso, però possiamo oggi affrontare temi che affronteremo, insomma, ecco, fanno parte di questo percorso.
Allora, per chi volesse avere un contatto personale, qualcuno chiede di poterci contattare personalmente, penso possiamo dare la nostra email, che è astronave.celeste@gmail.com, per chi volesse scriverci personalmente. Poi Lo magari ripeto, magari lo Anna scriviamo anche poi in chat, sì. ve lo farà avere, ecco. astronave.celeste@gmail.com. Tutto minuscolo, Tutto come minuscolo, sempre. sì, le domande sono veramente tante, mi dispiace dover forse saltarne qualcuna, però andiamo ancora avanti. Allora, Roberto scrive: potrebbero alieni cattivi aver favorito il nazismo per dominare e Roberto, perché no? Perché no? Tutto ciò che calpesta la vita umana, tutto ciò che calpesta la dignità umana, tutto ciò che calpesta la libertà umana, anche se a scopi buoni, eccetera, ma se si calpestano questi valori, ripeto, non negoziabili, esistenziali, non possiamo pensare che tutto questo venga dagli uomini di buona volontà, dalle persone che hanno l'amore in sé, dai discesi in missione, dagli angeli, da Dio, da esseri angelici, no, assolutamente no. Così. È una battaglia che è in corso e l'Apocalisse però alla fine ci dice che la vittoria sarà dell'amore, del bene. Allora, ci sono ancora molte domande. Allora, abbiamo già questa di Cristina. In tanti, tantissimi, le abbiamo rivolto domande incessanti, spesso sempre le stesse, dettate dalla nostra comune voglia di capire. C'è invece ancora qualche domanda che lei si pone? Cristina, Sì, Cristina. bella domanda Cristina che fai. Ma guarda, è vero che io do tante risposte perché ho fatto tante domande, sono 40 anni che faccio domande e quindi mi nutro e mi servo di questo bagaglio di conoscenze. Però è anche vero che tutte le volte che mi trovo di fronte anche in questi giorni a delle barbarie, sia sullo scacchiere internazionale, sia in quadri nazionali o più ristrettamente locali, eccetera, no? Cioè di fronte alla violenza del male e alla sofferenza di chi lo subisce e anche, voglio dire, alla stoltezza di chi lo commette, sono persone spiritualmente comunque malate, no? Lo sgomento c'è sempre. Cioè. E allora io ti dico una cosa, fa parte della mia fede, poi ognuno ha il suo credo e la sua fede. Io ho capito perché Gesù Cristo si è fatto crocifiggere, l'ho capito. Perché veramente lì c'è la risposta, no? C'è la risposta, come da tempo scrivo e dico, veramente di chi è nell'amore, è disceso veramente in questo mondo a dare la sua vita per dimostrare che l'amore è più forte anche, mi uccidi, ma io non ti uccido, mi faccio uccidere. Questo potrebbe sembrare un discorso svantaggioso. Ma c'è un disegno che va oltre le apparenze umane, che ha una valenza universale, e sarà proprio questo quello che riporterà l'umanità della Terra e anche di altri mondi nell'amore universale al quale partecipano la maggioranza dei mondi. Ecco, allora, questo sinceramente è un punto, ma non è che io faccio più domande, perché ho capito che è così, però è là. Mia mente di persona umana è ancora un mistero. Allora, la risposta è anche la posta in gioco è talmente alta che quando noi saremo fuori da questa dimensione e vedremo, come un po' già è successo, ci sembrerà niente rispetto a quelle grandi cose che ci aspettano, a quei grandi valori, a quella meraviglia di cose che ci aspettano. Sarà niente, proprio niente. C'è chi dice che Gesù Cristo dovrebbe tornare e farsi rimettere in croce, ma che il Padre Eterno glielo vieta. Mi piace questo concetto, no? Ecco,
però di fronte alla violenza, di fronte a delle cose che fanno soffrire anche l'umanità, che la stoltezza dell'uomo ha prodotto attraverso tante cose, insomma, si rimane sempre molto pensierosi. Almeno io adesso su questo non faccio più domande, però rimango pensieroso. Questa è una cosa che mi sento di dire. Grazie per questa tua domanda insolita ma molto profonda. Alessio scrive: Ciao Giorgio, ho una domanda che volevo porre già la volta scorsa. Spero di non essere fuori tema. Domanda: spesso sento di non essere di questo mondo, come se dentro di me ci fosse qualcosa che appartiene ad un'altra dimensione o un altro mondo. Cosa puoi dirmi a proposito? Dici bene, E Alessio, Alessio Alessio, di. dici bene, Alessio. Dici bene, questa è una coscienza molto importante che tu hai. Ed ecco la coscienza che nel mio piccolo, in questi 40 anni, ho cercato e cerco di diffondere proprio quella coscienza di quello che tu dici. Chi siamo? Perché siamo qui? Non siamo qui a caso. Non è a caso tutto quello che ci circonda. Non è a caso che tanti soffrono, subiscono e combattono ogni giorno. Allora qual è la giusta battaglia da fare? Non il male col male, eccetera, eccetera, no? Quindi questa tua coscienza, Alessio, è fondamentale. Sono molto contento di questa cosa che dici. Mi rallegra molto, ma più che me, io sono un uomo della strada, credo che rallegri tutta la fraternità universale ed è un bene per tutta l'umanità. E che tanti e tanti presenti sulla Terra abbiano questa coscienza è la grande forza che libererà presto questo mondo. Poi Mariangela scrive, chiede se hanno detto qualcosa riguardo alla morte, i nostri fratelli. Sì, il libro parla, racconto anche di una visione che mi hanno dato, una visione di un fatto reale che avveniva in tempo reale di questa persona, di questo uomo, che esce dal corpo, vede il suo corpo lì e lo vengono a prendere un figlio che era Il già di figlio già. là e altre persone, altri angeli, eccetera, no? E poi lo so che è una frase ormai che viene usata da molti, però io la voglio dire, la morte non esiste. Esiste che dobbiamo lasciare questo vestito. Però ci sono delle profezie che dice che ci avviciniamo a un tempo in cui non lasceremo più neanche questo vestito, perché questo vestito verrà trasformato. E saremo un po' come Gesù dopo la sua resurrezione, che passava attraverso i muri, appariva, spariva, mangiava se voleva. Quindi anche il messaggio che ci hanno dato sulla morte è tale che questa parola dovremmo modificarla, perché la parola morte nella nostra cultura è una gran brutta parola, Grazie. parola triste, parola drammatica, tragica. Però anche di questo parleremo quando arriveremo ai punti dove il libro Ne parla. racconta. Grazie. Poi abbiamo Simona, scrive: Buonasera, le sue parole entrano dentro, quindi penso che il suo compito è fatto bene, ma mi domando perché solo a pochi eletti, visto che possono e sono vicino a noi. Ma a pochi eletti, Simona? Sì, Simona. Simona, sono 40 anni, io ho girato anche un po' il mondo, adesso questo Covid ha già deluso se possiamo uscire di casa, no? E allora usiamo questi mezzi, però io in questi 40 anni ho avvicinato, ti posso dire, il numero di persone, tante e tante. Però c'è una frase sempre detta da Gesù, dice: molti chiamati, pochi gli eletti, no? Cosa vuol dire questa frase? Che tante persone vengono toccate non tanto da me, da questo messaggio che arriva direttamente da loro, o arriva anche tramite altri canali, certo, mica sono solo io. Però ho visto chiaramente questa frase è vera, cioè di tante persone. C'è chi si entusiasma lì per lì e poi dopo un po' tutto si spegne. C'è chi
interessato, sì, però in superficie basta non sconvolgere la propria vita, basta non cambiare certe cose, anche se non sono proprio giuste, però insomma, tutto sommato, diamo un cerchio, un colpo al cerchio, una botte, no? Come quelli che vanno a messa la domenica, si salvano l'anima, poi durante la settimana magari sono meno cristiani, insomma, ci sono anche queste cose, no? E ti posso dire che rispetto al numero di persone alle quali questo messaggio, parlo di me adesso, è andato, il numero di coloro che veramente l'hanno ricevuto e magari già stavano facendo un percorso, chiaramente hanno avuto un riscontro dentro di loro, perché non è che noi portiamo una storiella nuova, mai sentita, però qualcosa si è acceso, ecco. E tanti vengono contattati oggi gli uomini o per vie naturali, secondo una legge naturale, che è una cosa universale, o attraverso messaggi di qualsiasi tipo. Tutti gli uomini della Terra prima di quel momento saranno stati contattati. Poi parleremo anche di alcuni fatti che succederanno, dove veramente ci sarà un momento in cui ognuno di noi farà delle scelte, perché ci sarà una luce che illumina. Ecco, quindi a me non è stato chiesto di andare in giro a parlare a tutto il mondo. Sono sincero, mi sono state fatte delle proposte di andare su televisioni internazionali, convegni internazionali, ma io questo l'ho rifiutato perché so che non è voluto, quindi io non voglio fare cose testa mia, voglio seguire quella missione che mi è stata indicata, perché si può anche rischiare di andare a finire nei mass media, dove però il messaggio può anche rientrare in altri scopi, no? Di tipo o politico o di altro genere, di interessi vari. Ecco, allora lì non so quanto bene o quanto male facciamo, quanto sia giusto o no, però io seguo le indicazioni ricevute, quindi dove posso parlare parlo, dove mi si chiama io vado e incontro tante persone, e incontro tante persone anche belle come voi, perché mi risulta, Sì, un messaggio bellissimo. capito? E questo è il compito, cioè secondo me nessuno di noi deve essere presuntuoso, è Dio, sono gli angeli, è il cielo, sono i nostri fratelli maggiori. Noi siamo degli strumenti. Gli strumenti però dobbiamo fare più seriamente possibile, lavorando prima su noi stessi e poi sugli altri, e portare il messaggio, portare questo annuncio, queste spiegazioni, queste risposte. Poi ognuno sente dentro se le accoglie, non le accoglie, se risuonano, se non risuonano. Ecco, credo che se noi questo lo facciamo con molta umiltà, ma no, non umiltà, no, ma sono quello di io, sono quello umile, per carità, non ce le mie impennate anch'io. Però ecco, i miei messaggi veramente spirituali non ci può essere la presunzione di, no, lo strafare, io parlerò a tutto il mondo, sono l'inviato, sono il profeta, no? Almeno questo non mi riguarda, mi darebbe personalmente molto molto fastidio, ecco. Quindi io faccio quello che posso fare, so che i canali attraverso i quali stanno operando sono tanti, e prego Dio che le menti si illuminino, che i cuori si aprano. Chissà, anche attraverso quello che riusciamo a fare, chissà quante cose arrivano anche a quelli che noi non contattiamo fisicamente, perché ci sono messaggi spirituali che arrivano per vie non materiali, non attraverso la voce, arrivano per vie subliminali. Di questo io ne sono cosciente, me l'hanno detto e ci credo. Grazie comunque. Stella dice questo: in un momento particolare della mia vita sono riuscita a vedere l'arcangelo Raffaele. Ora io credo fortemente negli angeli, ma vorrei capire se il mio non fosse stato qualcosa di non vero. Come si chiama la nostra Stella. stella? Beh, è un bel nome, stella. Nell'Apocalisse e nelle scritture le stelle sono gli angeli. E dice che i nomi sono importanti. Comunque,
Ma tu dici di aver avuto contatti con Raffaele, averlo visto, di sì. averlo visto. Ecco, allora penso che qualcosa dentro di te ha prodotto questo. Se dentro di te ha prodotto cose buone, se in te ha prodotto una fede, una spinta al bene, all'amore, a una crescita, eccetera, perché dovresti pensare che non Ecco, sia stata una cosa, no? successivamente ha aggiunto anche questo, sempre Stella. Io mi ricordo i suoi occhi di un verde incredibile, stavano agli angoli della stanza a protezione. Allora, Raffaele che ti protegge è Raffaele, ma certo che è Raffaele. E per un periodo poi vedevo gli occhi delle persone che stavano male di salute di un verde molto forte, quindi era come un segnale che le Quindi vedi, dava. Raffaele, il nome significa medicina e guarigione di Dio, quindi vedi che c'è anche una relazione, no? Beh, per quello che mi dici, ma perché non dovrebbe essere Raffaele? È un angelo buono, te l'assicuro, lo sai anche tu. Fidati. Poi ci sono ancora delle domande sulle forme di questi dischi delle astronavi. Anna, per esempio, chiede, mi puoi dire se i colori e le forme delle astronavi hanno una gerarchia? E poi ci sono racconti di diversi amici, insomma, che hanno avuto degli avvistamenti e fanno delle descrizioni. Quindi se i colori e le forme hanno una gerarchia. Beh, sì, anche questo quando arriveremo al capitolo 8, mi pare, se ne parla, no? Parleremo anche di questo. Io non parlerei di gerarchia nel senso autoritario, ecco. Gerarchia di valori direi anche di sì. Cioè, gli angeli stanno tutti su quei mezzi universalmente garantiti e quindi lì di gerarchia non si può proprio parlare, di compiti si parla, ecco. Poi, per quanto concerne invece altre dimensioni, altre civiltà, altre umanità, che sono però, non sono gli angeli, sono via evolutiva, quindi nel cosmo, beh, lì forse un concetto di gerarchia ce lo potremmo anche mettere, ma di scala, come dicevamo prima, no? Quindi, sì, in questo senso sì, ma non per quanto riguarda gli angeli, dove l'unico concetto gerarchico sono i compiti e basta. Poi là c'è una fraternità universale veramente meravigliosa. Mara Maria Rosaria scrive: Ciao Giorgio, mandami una benedizione speciale, ne ho bisogno in questo momento difficile. Beh, io te la faccio mandare dall'Arcangelo Raffaele, no? L'Arcangelo Raffaele, quando si è fatto vedere come un giovane di nome Azaria, ha accompagnato Tobia in un viaggio pericoloso, ha guarito, ha liberato la sua futura moglie Sara, li ha fatti sposare, l'ha riportato indietro. Nel frattempo il padre di Tobia era diventato cieco, l'ha guarito dalla cecità, eccetera. A me mi ha asciugato non solo, ma mi ha dato tante, tante belle cose che poi vi potrò anche dire piano piano, ma non voglio allargare troppo. E quindi questa è la benedizione che ti posso mandare attraverso l'angelo, Arcangelo Raffaele. L'angelo, lui ha detto: io sono uno dei sette angeli che stanno al cospetto della maestà di Dio, sempre pronto a intervenire per aiutare gli uomini. Quindi veramente venga da te, Raffaele, per aiutarti a risolvere tutte le tue difficoltà e risolvere le tue angosce, le tue sofferenze, portarti nella gioia di vivere. Ci sono un paio di domande sul rosario, una l'ho già passata comunque di Sofia che chiedeva appunto se le apparizioni mariane sono vere e perché la Madonna si mostra spesso con il rosario e adesso Cristina chiede, Giorgio, la Madonna nei messaggi ai veggenti appunto dice quanto sia importante pregare il rosario, a te ti ha detto qualcosa in merito? Grazie mille. Sì, il rosario è un mantra cristiano, mariano. I mantra sapete cosa sono, anche in Oriente il mantra è la ripetizione di una frase, di una formula, di un nome che ripetuto produce, diciamo, una situazione mistica, una situazione di elevazione. C'erano gli esicasti cristiani in Oriente, in Russia, eccetera. Questi esicasti ripetevano sempre il nome di Gesù, eccetera, anche loro avevano questa forma, diciamo,
molto potente di mantra. Io il rosario l'ho sempre definito un mantra cristiano, un mantra mariano, cioè questa ripetizione del saluto dell'angelo, questa invocazione alla Madonna di pregare di aiutarci, eccetera, no? Chiamarla madre. E quindi la Madonna ha indicato questo come mezzo. Però io sinceramente ti dico che tanto io e Pamela, quando abbiamo tempo, lo diciamo, ti posso raccontare che la prima volta che gli angeli ci invitarono a dire il rosario con loro, io te lo giuro, mi hanno preso un coccolone, ho detto il rosario, no, il rosario no, perché mi ricordavo questi rosari in queste chiese quando ero piccolo, no, fastidio terribile. Poi io non andavo in chiesa, eccetera, dico no, rosario no. Però quando abbiamo cominciato poi a recitare insieme agli angeli, insieme a Raffaele e agli altri, e io visualizzavo questa luce bianca e sapevo che era la presenza della Madonna e ho provato una cosa che non posso descrivere. Quindi, quando abbiamo tempo, io e Pamela lo diciamo, sempre con grande beneficio. Però voglio dire questo, io incontro anche tante persone che Rosario non se lo sentono, non sentono di dirlo, ma sono persone buone, anche credenti, però io Rosario non me la sento. Io non credo che la Madonna abbia detto siete obbligati a dire il rosario. Come diceva prima Pamela, la preghiera è un'elevazione del cuore. Ecco, se io devo dire un rosario annoiandomi proprio senza manco sapere quello che dire, ma è meglio che non lo dica, se no la Madonna si mette i tappi nelle orecchie, no? Si stanca a sentire questi brusii che non hanno senso. E quindi i modi sono tanti. E quello del rosario, sì, è vero, la Madonna l'ha chiesto, e lo diciamo, e adesso, vabbè, ci sono tutte queste restrizioni, però qualche volta lo dicevamo anche con delle persone che mi dicevano, facevano fatica, qualcuno ha detto no, io mi dispiace, non lo dico, e qualcun altro invece ha detto però, invece sai che io comincerò a dirlo. Quindi anche questo fa parte del cammino di una persona, fa parte delle sue scelte, della sua sensibilità. Ecco, personalmente ho detto com'è andata la cosa, quindi io e Pamela abbiamo delle giornate tremende, fino a sera tardi, però quando abbiamo tempo e possiamo, magari una passeggiata, lo diciamo, è una bella cosa, è Sempre una un'esperienza bella molto cosa. bella. Certo, bisogna dirlo in un certo spirito. Questa ripetizione adesso è proprio questo mantra spirituale che ti eleva, no? Se ti annoi, lascia perdere. Prega in un altro modo, fai un'altra cosa. L'importante è che il tuo cuore sia con loro, no? Questa domanda la voglio leggere perché proprio ha a che fare con i temi trattati stasera. E Roberta scrive: quindi gli angeli sono più vicino o più a contatto, diciamo, con gli extraterrestri? Come mai? Forse per il loro grado di evoluzione? Dobbiamo Allora, farci un intanto per attimo. extraterrestri, poi dovremo anche chiarire cosa vuol Sì. dire, perché extraterrestri è una parolona, eh? Anche angeli è una parolona, ma extraterrestri è veramente una parolona. Noi abbiamo l'ufologia, gli ufologi che hanno classificato tante tipologie di extraterrestri, ci sono tanti gradi evolutivi e gli angeli aiutano tutti perché loro stanno veramente in alto, stanno veramente, diciamo, nella manifestazione divina di Dio, no? Quindi aiutano tutti. Ecco, quando noi parliamo di angeli ed extraterrestri in queste esperienze, parliamo di questi angeli che a contatto di persone come noi che non sono terrestri, vengono però ad aiutarci a fare delle missioni, capito? Poi ci sono anche altre tipologie dove invece gli extraterrestri hanno bisogno degli angeli per capire di evolversi. Qua invece c'è un aiuto, c'è una condivisione di missione tra questi extraterrestri. E poi io posso dire questo, che sulla Terra ci sono molti extraterrestri che vivono o iscritti all'anagrafe o non iscritti, ma loro sanno come starci, no?
Quindi extraterrestre vuol dire in missione in questo mondo, sia che sia angeli, sia che sia. Però gli angeli hanno poteri veramente superiori, divini, e quindi queste missioni congiunte tra extraterrestri con la E maiuscola e gli angeli con la A maiuscola producono queste grandi missioni assolutamente necessarie. Abbiamo ancora diverse domande. Silvia scrive: come viene visto tutto il dolore che infliggiamo alle creature, alle altre creature che vivono sulla Terra? Viene visto male, non è una bella cosa. Tutte le volte che infliggiamo delle sofferenze al prossimo, anche agli animali, anche alla natura, a tutto, non seguiamo le leggi dell'amore universale. Però qui rientriamo ancora nel discorso di prima. Perché Gesù Cristo è venuto a farsi mettere in croce? Perché da secoli e millenni, da quando i terrestri hanno scelto alcune strade, ci sono le persone che devono soffrire, che devono subire, questi martiri, questi che stanno preparando, come dice l'Apocalisse, quel grande giorno che ormai è vicino. No? Quando nel quinto sigillo dell'Apocalisse voi andate a leggere che i martiri dissero a Dio e al suo Cristo, fino a quando noi, che abbiamo dato il sangue, abbiamo dato la nostra vita, dovremo vedere tutta questa violenza. Quando sarà che tu vendicherai? Vendicare nella Bibbia non vuol dire come lo intendiamo noi. Vendicare vuol dire che c'è una rivincita del bene sul male. Vendicherai il nostro sangue. E la risposta è: dovete ancora aspettare un po' finché il numero dei martiri sarà completato. Quindi ci sono missioni e missioni che si, diciamo, ripetono in questo mondo. Siamo molto vicini a quel grande giorno e queste missioni continueranno fino a quel giorno, e quel giorno il numero dei martiri sarà stato completato, perché tutta questa missione universale, formata da tutte queste missioni, avrà completato la sua missione di salvezza, di redenzione. E allora questi nostri fratelli finalmente vedranno vendicato il loro sangue, nel senso che vedranno il risultato di questa loro donazione d'amore tradotto nel fatto che il male se ne andrà, perché gli uomini finalmente cominceranno a capire e allora tutto cambierà d'incanto. Ecco, quindi, però noi non possiamo dire, anche se sappiamo che c'è un ruolo, diciamo, di missione che implica anche la sofferenza, non possiamo dire di essere contenti quando qualcuno soffre, perché procurare sofferenza è contro le leggi dell'amore universale. Katia scrive: a me è capitato di vedere un'astronave bianca a forma di sigaretta che scendeva in verticale. È successo in pieno giorno. Con me c'erano tante persone, ma nessuno si è accorto di nulla perché tutto è successo in un attimo. Non mi sono spaventata o sorpresa più di tanto. Anzi, ti dico che la cosa mi è stata molto familiare e mi ha trasmesso tanta calma. Che strano, non sono mai riuscita ad interpretare questa visione. Voi cosa ne pensate? La forma di sigaretta, ha Sì, detto, quindi di di sigaro. sigaretta. Beh, sono gli angeli. Questi sono gli angeli. Hanno Da voluto farsi vedere da te. te, ecco, È un infatti, sì. messaggio per te. Ci siamo, ti contattiamo, e se ti hanno contattato, qualche relazione con loro ce l'hai, qualche rapporto con loro ce l'hai. Mi sembra che sia una bella cosa, molto bella. Poi ci sono domande che vanno a toccare anche il discorso delle dimensioni che senz'altro affronteremo un po' più Affronteremo, avanti, sì, perché riguardo l'esistenza del se no stasera paradiso, del facciamo purgatorio. l'indigestione.
dell'inferno, qualche domanda sulla reincarnazione, ma sono tutti temi che andremo ad affrontare Sì, più avanti, sono temi che specifici dove specifici, i loro sì. insegnamenti ve Quindi scusate se non abbiamo fatto tutte le domande, ma li... Sì. molti di questi temi ci torneremo, ecco. Sì, difatti i nostri amici sicuramente vorrebbero avere risposta a tutte le loro domande, ma guardando anche un po' l'ora, io direi che magari, cioè, per questa sera, cioè, magari scegli ancora tu una domanda, Pamela, vuoi scegliere ancora una domanda, così Aspetta, che mi chiudiamo sono ancora. uscita. Come uscita dal. Allora, Aspetta. vuoi che la scelga io? Sì, vai, scegli la tua, Anna. Va bene, guardiamo verso il fondo. Che cosa ci dicono? Ah, beh, questa è una cosa invece carina che ha scritto Camelia 30, che dice: in un viaggio astrale ho sentito il coro angelico, voci di donne e uomini all'unisono, mai sentite sulla terra. Beh, questa è una bella testimonianza, ecco. Vediamo questa ultima domanda di Carmela. Camelia, sempre lei. Allora, vi risulta che l'astrale sia uno spazio ben delimitato dall'assoluto? Che ci sarebbero due correnti di pensiero che scorrono come dei fiumi in direzione opposta e alcune anime riescono a superarle, altre non ci raggiungono oppure restano incastrate? Una visione un po' contorta, eh? Beh, Forse dell'astrale. sì, però la spiegazione è un po' più complessa di come potrebbe sembrare. E questo è un discorso che rientra nella spiegazione delle dimensioni. Perché noi quando diciamo la parola astrale abbracciamo molte e molte dimensioni, molto positive, mediamente positive, un po' negative e molto negative. Cioè c'è tutto questo panorama sul quale dovremmo dire qualche cosa perché non è così unilaterale la risposta, ecco, capito? Quindi poi dovremmo anche fare alcune precisazioni perché a volte astrale e spirituale Viene viene confuso. confuso e su questo anche dovremmo fare un po' di chiarezza. Ecco perché noi vi chiediamo, abbiamo visto che ci sono tante domande, Avere la pazienza di ci aspettare anche arriviamo. la Un po' alla prossima. volta gli argomenti verranno toccati. Se noi andiamo avanti così tutta la notte, domattina questi qua Siamo, hanno la non siamo testa ancora come un qui. pallone. Sì, perché è anche bene avere un tempo per metabolizzare con tutte queste nuove informazioni, ecco, soprattutto. Forse rispetto, scusami Anna, vai. No, 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 prego. No, forse rispetto al discorso che faceva Giorgio poco fa, giusto dare una risposta a chi ha scritto questa domanda, questi martiri sono vittime innocenti oppure persone che devono espiare per completare. Completiamo il discorso di prima dell'Apocalisse, sì. Allora, sicuramente sono vittime innocenti in ogni caso, anche se dovessero espiare, perché c'è anche questa situazione, cioè di persone che vengono a espiare, però stanno facendo un discorso di recupero, stanno navigando finalmente giusti, e allora in questo senso diventano anche loro vittime innocenti. I martiri sono tutte quindi vittime innocenti, sia che non debbano espiare, sia che debbano espiare, si sono messi quindi nella posizione giusta, perché altrimenti potrebbero anche espiare molto meno. Invece, se loro hanno accolto e accettato di fare una missione, è chiaro che rientrano anche loro tra le vittime innocenti. Sempre questo. Anche su questo dovremmo dire un po' Parecchie di cose. cose. E sono i vari compiti che si è scelto di svolgere. Certo, Certo. certo, certo. Bene, cari Pamela e Giorgio e cari amici, io intanto voglio ricordarvi la prossima lezione alla Lux, sarà il giovedì 1º aprile. Ecco, giovedì 1º aprile. Non sarà un pesce di aprile. No, 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 Non sarà niente pesci da... pesce d'aprile, ma sarà un'astronave d'aprile, ecco. Un'astronave piena di informazioni, come è arrivato un bastimento carico di, no, è arrivata un'astronave carica di, ecco, 1º aprile,
Quindi è l'appuntamento con la nuova lezione alla Lux sugli insegnamenti, sulle leggi cosmiche dell'amore e della fraternità. Allora, carissimi, vi ringrazio, siete sempre stati meravigliosi, come tutte le volte in cui siete venuti qua nella nostra Lux a raccontare e a trasferire tutte le informazioni, tutti gli insegnamenti che avete e che ricevete, ecco. Noi diciamo grazie a Grazie te. a te per averci offerto questo spazio di condivisione con tutto, grazie anche ad Enrico Ballantini e grazie a tutti Per la gli amici che fiducia e l'amore ci che ci seguono. date, insomma. Grazie anche da parte di Enrico, rinnovo anch'io, sapete che insomma, noi viaggiamo in coppia, ecco sempre. Io faccio una cosa, lui ne fa un'altra, però siamo sempre in comune condivisione, ecco, quindi allora grazie. Grazie. Allora, buon riposo a tutti quanti, e buona Lux ancora. Domani continueremo con la nostra Lux. Ci sarà il nostro Enrico Ruggini con la storia del Cerchio Firenze 77. Non mancate anche domani alle nostre belle lezioni. Allora, un abbraccio grande, un grazie, Un buona abbraccio lettura a a tutti. tutti. Grazie infinite a tutti voi e allora alla prossima, cari amici. Grazie. Grazie. Buonanotte.